Vola verso una nuova ricandidatura al Senato Piero Aiello, che accodandosi alla decisione assunta da Tonino Gentile, ha spianato la strada ad un ritorno verso Forza Italia anche in Calabria in vista delle imminenti elezioni politiche. Il suo nome è accostato sempre più insistentemente a quello del consigliere regionale Domenico Tallini, la cui candidatura alla Camera è data ormai per certa. I nomi dei due politici risultano infatti in pole position nell'aggregazione di centrodestra dopo la recente implosione di Alternativa Popolare. Il gruppo calabrese di Alternativa Popolare ha dato un'indicazione di voto per queste prossime elezioni politiche di marzo a favore di Forza Italia. Naturalmente questo prelude ad un accordo con la stessa Forza Italia per condividere un programma di rilancio moderato e liberale al servizio dell'intera nazione. Senatore Piero Aiello, noi ci auguriamo possa trovare spazio in una candidatura per continuare quel lavoro che è iniziato. Nel frattempo, la scelta di alcuni ex componenti di AP di tornare alla casa madre azzurra ha determinato però sul territorio una sorta di effetto a catena che per certi versi cementifica alleanze già confezionate, come nel caso del Consiglio Comunale di Catanzaro. Per altri potrebbe invece produrre esiti destabilizzanti, come nel caso di Palazzo Campanella. Io credo che inevitabilmente è probabile che ci sarà un linguaggio più comune all'interno dell'opposizione, ma nello stesso tempo noi continueremo ad usare lo stesso metro che abbiamo usato fino adesso. Luana Costa per la CNews 24.